Attenzione ragazzi, fate tutti Ma che cazzo è successo? Perché? Ma che ha fatto? Ma aspetta, aspetta un attimo, cosa? Aspetta che non capisco. Oh, allora, sei il mio idolo. Ciao, che bello Ciao, parlare come con ti te. chiami? Ciao, come ti chiami? Io sono Mario, tu? Ciao, io sono Damiano, se mi segui dovresti saperlo, non dovresti fare la domanda apposta. Però Ciao. magari sai, ci sono i fake, cioè, poi brutti così ce ne sono tanti, magari sei un altro. Non Ciao lo Mario, cosa stai facendo? so. No, niente, sto guardando un film. Sto Che guardando film Gulliver. guardi, Mario? Che film guardi? Sto guardando Che Gulliver. Ancora, oh, ma che scemo, Gulliver! film ti piacciono, Mario, nella vita? Cosa? Oltre ai film porno, cosa ti piace nel cinema? Ma non sono un intenditore di film. Capisco un cazzo, zio. Come stai, Fra? Bene, bene, tu? Un po' di corsa, bene. Ma non stai in Francia, vedo. Certo che No, sono in dai. Francia. Senti, a parte le cazzate, ma torni a casa per le feste, dopo le Prima delle feste, dopo sabato. feste? No, scusa, non devi giocare. Sabato. E poi basta. E poi siamo liberi. Come fai a essere libero? Non giochi il 29? No, in Francia non si gioca, siamo Ah, liberi. ok. Vabbè, stai su. Vabbè, ti chiamo dopo, dai, dopo ti scrivo. No, torno a casa. No, perché io semmai mi faccio le feste e poi il 27 vengo 2 giorni da te. Vieni, dai. No, non sto scherzando, davvero te lo dico. Però a Capodanno non ti voglio perché mi hai fatto fare una No, no, follia. io a Capodanno non ti voglio vedere più Comunque, tutti i Capodanni ragazzi, nella mia vita. E fai silenzio perché, ragazzi, tutto questo che dirà stronzate. ragazzi, volevo dirvi che Damiano, l'ultimo dell'anno, ha bevuto così tanto Non che è vero, ah, non è vero. un giorno la dico la storia, ti No, giuro. ma non è falso, è falso, è falso. Non è, scusa, ragazzi, io lo dico perché non ero in grado di intendere de voler, quindi tutto quello che facevo era Ma purtroppo. anche in quel caso hai esagerato. Non è. Aspetta, ferma, devo fare una foto, fermate. Oddio. Non ho esagerato perché la gente poi si pensa a cose strane. Non ho esagerato. No. Vabbè, ma ognuno ha le sue Che scelte. scelte! Che scelte! Che Ognuno scelte! ha le sue scelte, io Che bisogna devo rispettarle. raccontare quello che hai fatto tu? Ma io sono venuto a Capodanno, frate, sono rimasto mezz'ora, sono andato via. Ah, Viviano! Dov'è che ha Viviano! scritto? L'ha scritto, eccolo. Pensa che Mario non è mai in grado di intendere e di volere. Pensa che anche se non sono in grado di intendere di volere, ti ho fatto tanti di quei gol. Mamma No, mia. non è vero, non è vero, prendo le parti di Emiliano, gliene hai fatti al massimo, no, due e uno su rigore, mi sembra. No, due gol e uno su rigore. Gli hai fatto, Emi, puoi rispondere per favore, due gol ti ha fatto e mi sembra uno su rigore. Credo. Tre, Frank. No, no. Gli hai segnato quando stava la Fiorentina e Bravo, quando stava. bravo, Francesco 1209. Hai azzeccato quello che ha fatto. Bravo. Che ha detto? Non l'ho letto. Giuri, come cazzo ti chiami? Perché sono così nero? Boh, non lo so, Ma che io ti dico la sono. verità, ti sei sbiancato un pochetto, eh? Che hai fatto una lampada? Ma sei scemo. Giuro, frate, tre sono le cellule che ha. Frate, io ho fatto tre gol, che cazzo sta dicendo? Via, perché devi dire le bugie? Secondo me, io mi ricordo male, quasi era parlavi di due. Segna qualche gol invece di fare il comico. E poi Ah, mi dicono che devo. ma Poi mi ancora che dicono leggi sta gente, smettila, no? Che te che frega te? devo. No. È divertente, frate. Poi dicono che devo. Vedrete, vedrete, io l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo, ma non perché è mio amico, vedrete.
che quando tornerà tutti starete zitti e tutti te staranno là, grande Mario, grande, grande. No, stavolta non sto lì a cagarli. Beh, ovvio, frate, pure, c'hai pure quasi 30 anni, ci mancherebbe. No, però. Mario, vai alla Roma, che dici, Damio? Boh, ragazzi, io lo sapete, ho sempre detto, se Mario va alla Roma, io il mio cuore si spezzerebbe in due, però comunque ce l'ho vicino di casa. Quindi... Perché dici cazzate? Tu hai detto l'altra volta, quando sono venuto in trasmissione, che ci siamo visti a Roma, tu hai detto parole tue. Se tu vai alla Roma, mi romperesti il cuore, ma da amicizia diventerai romanista. Tu non detto... è vero! Ma perché devi dire cagate? Ma non è vero! Io ho sempre detto, ragazzi, mi dovete credere a me, io ho detto, se Mario va alla Roma, mi romperebbe il cuore... ma sarà la persona più felice del mondo perché ce l'avrei nella mia stessa città. Poi al derby mi vedo, c'è posta per te. Ma che cazzo dici? Io al derby non lo guardo se tu giochi. Tu hai detto che diventeresti romanista. Vero, bravo. Ma perché su Instagram devi fare tutto il pagliaccio? Perché devi fare il pagliaccio? Ma perché devi far parlare il pupazzetto che è vicino a te? Ma perché? Non col tuo cervello. Lo tiro via, guarda, parlo seriamente. Parlo seriamente. Fra, con tutto il rispetto, è più bello tuo figlio di quello. Fra, mio figlio è stupendo. Madonna, fra, io tu cose buone ha fatto nella vita, io te l'ho sempre detto. Due, vai, resto, fra, è da buttare, credo. Dai spazio ai tuoi fans. Io do spazio ai miei fan. Ci sentiamo dopo, ti scrivo. Yeah. Ciao, bro. Ciao. Vediamo. Riuscito. Ferma, dai, oh, porco due, oh. Ma dove vai con sto cappello? Ma dove vai te con questa faccia? Ma almeno io il cappello me lo tolgo. Sei riuscito da un film di mafia dell'anni 70, frate. Faccio apposta, perché sono in Portogallo, capito? Per mettere timore. Fra, raccontaci qualcosa su Mario, te prego, qualche aneddoto, due aneddoti. No, non posso. Non posso. Vabbè, già l'immagine mi sembrava bellissima. Quelli che se possono raccontare, frate. Quando ho conosciuto Mario c'aveva 15 anni. Ok. Dai, due aneddoti carini, dai. Oh, digli a Mario, la prossima volta dice, è vero che andai a vedere gli allenamenti di Viviano? Serio? Serio, fra? C'aveva i suoi amici che giocavano con noi. Enoch, ha chiamato Enoch. Oh, Enoch! Mamma mia, Enoch. Fratello serio dei due. No, fra, fidati. Tu perché forse li conosci bene. Ah, no, non li conosco bene. Chiamato. Guarda, te dico la verità, c'ho difficoltà a scegliere uno. Ma guarda chi c'è, guarda il capitano vero, Daniele Portanova. Grande, Dani. Grande laziale, Daniele. Oh. Eh sì. Che schifo, mamma mia, che sei. Sei più brutto del piede di Despo. Dai, fra, raccontami un aneddoto solo che se vuoi raccontare, prego. No, vabbè. Mi devo preparare. Ha fatto? Lui dice tre. Non lo so, ti dico la verità, non me lo ricordo. Mi ricordo che ne ha sbagliati diversi. Qual è quello lì? Uno ne ha preso brutto, mi sembra. No. Uno mi sembra diversi brutti, campi. Ma da lui no, mi sa. Ma dove stai andando? A cena, posso andare a cena. Hai 21 e 27, frate. Sono le 20 e 27 in Portogallo. Ah, è vero, tu sei un'ora indietro. Sai come Valle del Cane in Portogallo. Esatto, un'ora indietro. Dai, bro, dacci una notizia. Ci torni in Italia? Forse a Natale, Santo Stefano. Ok, perfetto. Ma per le feste vieni? No, non vengo. Qui giochiamo, no. Cioè, giocano tutti i giorni. Vabbè, ma ormai che ti sei messo a fare per preparato l'atletico della... Sì, no, faccio cosa? Come si dice? Personal trainer di me stesso. Però ma per far preparato l'atletico alla Lazio ci serve uno come te, ti dica la verità. No, che mi serve alla Lazio? Un po' di culo mi serve. Forse c'è ragione pure te. Preso un gol al 99esimo, uno annullato al 96esimo. Certo, bro, aspetta, Mario che mi dice a me sei troppo ignorante, fa ride, eh. Mario pensa di essere intelligente, lo sai. No, guarda, pensa ti dico la intelligente. Nel corso degli anni l'ho rivalutato. Ti dico no, la...
non confondere il fatto che nel corso degli anni possa aver appreso qualcosa con l'intelligenza, perché sono due cose diverse. E negli anni, forza di circondarsi anche magari di persone che qualcosa sanno, gliel'hanno insegnato. Ma rimane stupido come una merda. No, bravo, certe parole. Spero che mi ascolti. Faccio il super parte. Sì, io sono tipo, in questo caso mi sento tipo un po' Vespa, frate, di caglia. No, Mario, il problema di Mario è che Mario fa di tutto per rendersi antipatico, invece è un bravo ragazzo. Ah, ma c'ha un cuore così, frate, te giuro. Lo so. C'ha un cuore così grosso, fra, te giuro. Fra, leggimi un attimo sto campionato al volo, dai, tu che ci capisci di pallone. Che te devo leggere? Leggimi le prime soprattutto cose. Quale campionato? Non è finito Serie ancora. A, no, il tuo, me frega niente. No, nel senso, non è finito ancora? No. Secondo me è finito agosto, fra. Purtroppo mi sa di sì. Per il primo, Sì, no, per gli altri, io penso a Napoli, l'Inter. Quarto non lo so. Dai, è quello che devi dire a me. Vuoi che ti dica Lazio? No, non voglio che mi dici Lazio, voglio che mi dici quello che pensi. Non lo so. Sinceramente penso che tutte, sia Lazio che Milan che Roma, debbano avere paura dell'Atalanta. Dici? Sì. Non ma so una cosa, arriva, sì. Qui tanti miei amici romanisti hanno esultato perché hanno preso il Porto, no? Porto è forte. Come lo vedi? Porto è forte, ha fatto la squadra che ha fatto più punti nel girone di Champions League, è vero che il girone vabbè, c'aveva il girone pure facilotto, dai. Capito, bisogna sempre farli però, No, per carità di Dio, frate, però non è che ha giocato contro... Real Madrid ha perso in casa col CSKA a Mosca. Per carità di Dio, ovvio, però l'ultima dei Champions che contava come il 2 di Coppa a Briscola. E Porto non è male, l'anno scorso ha vinto il campionato qua, c'ha un po' di giocatori interessanti, gioca, diciamo, più all'europea. Bel allenatore con Cesaro, Sì, era un bel giocatore con Cesaro. Beh, ma che mammi mo stai a dire, frate? Ma che sei, ma è un amico con Cesaro, quanto correva, frate? Un po' come Marusic adesso. V'ho visto nel 2000 io a Firenze. Mamma mia, frate. Mamma mia. Io, guarda, veramente io scherzo, rido, faccio comicità, però ho difficoltà a capire come giocatori come Wallace possano giocare in Serie A, credimi, ti giuro. Nulla togliendo all'uomo, magari è bravissima persona. Ma io credo che... Ma stai buono, fai... Guarda, ti dico la verità, tu sei un bel portiere, frate, ma tu potresti giocare, ecco, con Cittadella, con queste squadre, con tutto il rispetto in Cittadella. Esatto, bravo. Stai buono, ora dici così, poi intervengono quelli del Cittadella e ti insultano, giustamente. Sì, sicuro, 100%. Perché Viviano non lo vogliamo, ti scrivono. Senti, vabbè, fra, buon appetito. E... Bravo, vado a mangiare. E ci sentiamo quando, sai, qualche portiere fa qualche cazzata, ti domando il video, lo sai. No, mi domandi se fai cazzate. Certo, no, ovvio. Dove sapere, ragazzi, che Viviano mi spiega tutti gli errori tecnici, proprio nel particolare, che fanno i portieri, perché io... E poi cerco di riproporli. Tu sì, vabbè, frate, è normale, tu dici per poi rifarlo, perché la settimana dopo... Esatto. Dai, fra, sbrigati a tornare al campo e sbrigati a tornare in Italia. Ciao, vabbè. Voglio bene. Ciao. Vabbè, ragazzi, dopo sta cultura calcistica, io direi che è tutto. Da Sky Sport 24, Damiano e Faita. Scherzo, raga, buona serata. Vi voglio bene a tutti, grazie della compagnia. Cazzo, si chiude?